son tornato per sentire il profumo del rosmarino, dell'asfodelo e del mosto nel pino. Oh, 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 oh. Son tornato per ritrovare i ricordi che avevo lasciato nei sentieri del passato. Oh, negli uliveti del Salento, in provincia di Lecce, queste pietre, chiamate Dolmen Placa, sono tuttora il rompicapo di molti archeologi. Alcuni le ritengono sepolcri dei tempi omerici, per altri sarebbero orologi solari sul cui metro gli antichi, perfino gli antichi egiziani, facevano i loro calcoli. Pietre grigie, corrose dai millenni, collocate, orientate come queste, sono state trovate in India, in Francia, in Scozia. La gente di Melendugno si appassiona a storie di secoli più recenti, come le invasioni dei turchi. Il ricordo delle battaglie viene tramandato ogni anno durante le feste del paese, con recite popolari nella pubblica piazza. Dal mare, dice una canzone, giungono le rondini che volano dalla Grecia. A Calimera, uno dei paesini del Salento, dove ancora si parla il greco, alcuni contadini ci tradussero il significato di quelle parole. O rondinella che vieni dal mare, se hai veduto mia madre, perché non hai preso la rosa che essa tiene sul petto e non me l'hai portata? Ma tu non dici nulla di quanto ti chiedo. Un po' ti alzi, un po' ti abbassi, un po' sfiori le onde. Come si chiama questa canzone? Aremo Rindinedrum. È una vecchia canzone. Noi la cantiamo sempre qui in campagna. Qua in campagna poi vengono sempre dei professori, grandi professori, ci domandano sulla lingua, delle parole che noi sappiamo, perché noi lo parliamo molto il greco, noi di campagna. È piaciuta anche agli studenti, quelli di Salonicco, che sono venuti l'anno scorso. Erano 200 giovanotti, signorine, e poi ci capivano quando noi parlavamo. Sono rimasti 2 ore. Comunque ci scrivono sempre delle lettere, delle cartoline. Ci hanno regalato anche una pietra, non l'hanno vista, ai giardini pubblici, quella pietra. Nel giardino pubblico, al posto d'onore, spicca una stele del IV secolo che Atene ha donato agli abitanti di Calimera. Vi hanno inciso una scritta: straniera non sei qui a Calimera. Niente che evochi la presenza della Grecia è straniero qui a Calimera, nemmeno il motivo dei ragazzi del Pireo. Calimera vuol dire buongiorno, già il nome è augurale. Un paese di poche migliaia di abitanti dove l'ordine, la grazia con cui sono tenuti i viali e le aiuole del giardino pubblico sono l'indice della sua civiltà. A parte la stele del IV secolo, la cittadina non vanta altri monumenti, ma ne è già collocata una riproduzione della Dolmen Placa, giacché tutti sanno che si tratta di uno dei monumenti più rispettabili.
I problemi comunali vengono discussi all'aperto, come nell'agorà delle città greche. Lo spirito della città greca è stato portato da questa parte del mare, proprio come la rosa che il contadino chiede alla rondinella. Non è singolare che in uno sperduto paese i problemi del comune vengano discussi alla luce del sole. Sto parlando che quando si è in tanti non è facile accontentarli, perché uno la vede bianca, l'altro la vede nera, come infatti tale volte neanche il marito con la moglie ci si riesce a accontentare i propri figli. Noi siamo contenti di quello che si sta facendo a Calimera e di tutto ciò che quello che si è fatto. Abbiamo in piazza tra qualche giorno il palazzo a 5 piani che sarà costruito di grande gusto dei calimeresi e di tutti quanti. C'è il signor sindaco che può spiegarvi meglio di come stanno le cose a Calimera. Io vi ringrazio di questa occasione che mi avete offerto. Desidero mettere in risalto senza dubbio il problema principale della piazza di Calimera. È un problema che ha interessato diverse amministrazioni che finalmente è stato affrontato e risolto. Con questo problema c'era il problema dell'edilizia scolastica, la costruzione del palazzo della scuola media, la sistemazione particolarmente del cimitero, la costruzione dei loculi per i poveri, ma soprattutto noi abbiamo dato un certo risalto a quelle iniziative culturali che erano state iniziate, allacciate, potenziate dalla precedente amministrazione e che noi senza dubbio abbiamo voluto riconfermare e soprattutto potenziare. Infatti dobbiamo ricordare con vivo piacere la visita degli studenti universitari greci. Il sindaco si riferisce al progetto di costituire a Calimera un centro di studi ellenici, una biblioteca e un museo. Fra i paesi di lingua greca, Calimera si distingue nel mantenere fraterni rapporti fra l'Italia e la Grecia. Ogni anno invia ad Atene una specie di araldo dei nostri tempi. Questa è la vita del Salento. La sua terra ha il profumo di antiche stagioni. La sua anima non sembrerebbe invecchiata dal giorno in cui Enea vi approdò. Varie insenature si contendono la fama di quello sbarco. A Porto Badisco un cartello dà notizia dell'approdo. E anche se la barca di Enea col padre Anchise e il figlio Iulo e gli altri compagni non avesse toccato questo luogo, ma più verosimilmente il capo di Santa Maria di Leuca, il porticciolo è così suggestivo che viene voglia lo stesso di crederci. Tanto più che i pastori delle vicinanze hanno l'abitudine di bagnarvi i loro cavalli. Chi ricorda la descrizione di Virgilio a proposito dello sbarco di Enea, sa che Anchise vide bianche giumente che pascolavano nei dintorni. Non nascose il suo allarme e consigliò di prendere un'altra via, giudicando che quei cavalli appartenessero a gente bellicosa. Probabilmente Enea sapeva, immaginava di sbarcare in una terra pacifica e ospitale, con marine e rocce che ricordano quelle del suo paese. Le giumente non potevano spaventarlo. Le coste frastagliatissime di questo mare, utilizzando gli antichi tracciati, sono state costruite strade panoramiche che permettono il periplo della punta della penisola. L'antico ricamo della natura non è stato guastato. Si dovrebbe sperare che questi luoghi si manterranno come si sono conservati finora. C'è più pietra che terra da queste parti, e più ne ammucchiano, più ne vengono fuori. Muri di pietre a secco di un grigio luminoso, pietre lavate dal vento e dalle improvvise burrasche delimitano i piccoli poderi. Quanta gente ha consumato una vita in Venezuela o nelle miniere del Belgio o negli uffici di Roma per avere un quadratino di terra a 3 case. La strada che percorriamo non è che un corridoio in mezzo alle pietre, una fettuccia d'asfalto che lega questo labirinto di muri, muriccioli, scalette, passerelle e piazzuole che formano il paesaggio dei fiordi del sud. Santa Cesarea è già un centro importante,
con ville pretenziose, balconate, terrazze e fonti sulfuree che nei giorni di bonaccia si diramano in lunghe bianche correnti nel fondo azzurro del mare. Il nastro d'asfalto segue abbastanza fedelmente la cornice rocciosa. In certi punti si abbassa a lambire le onde, più spesso si innalza per dominare le insenature. L'acqua è talmente trasparente che dai tornanti di Castro possiamo scoprire i ciottoli del fondo e qualche sirena. I problemi di questi paesi sono quelli di quasi tutti i paesi del nostro meridione: le reti, le barche, le lampare, le incognite della pesca e del tempo. Il commercio dei forestieri potrà essere incrementato se la gente riuscirà a mantenere quelle doti di semplicità e di candore che ha avuto finora. Si deve anche alla lontananza se queste qualità dell'animo sono rimaste inalterate, ma ora che le strade hanno accorciato le distanze, una tale natura può spiccare fra i pregi di questi paesi. Molta gente, durante la guerra, si era installata nelle caverne per sfuggire ai bombardamenti. Vi è rimasta e non intende lasciare quei ricoveri. Le donne riparano le reti come se riprendessero filo per filo un tessuto, come se ricucissero i brandelli della serenità che sembrava perduta. Questa è Santa Maria di Leuca, alla quale i romani diedero il nome di fine della terra. Più verosimilmente che in altre insenature, è qui che approdò Enea. Per questo promontorio, dice la leggenda, transita da vivo o da morto chi vuole entrare in paradiso. Qui arrivarono dall'Oriente i primi padri della Chiesa. In cima al promontorio sorgeva il tempio dedicato a Minerva. Anchise ed Enea vennero a farvi riti propiziatori prima di riprendere il viaggio. L'ara d'Anchise, a destra di chi entra, serve adesso per la cassetta delle elemosine. Il tempio è diventato un santuario cattolico. Anche per i carbonai di Calimera comincia un'altra giornata. Hanno finito di cuocere il carbone, ora cominciano a spalare e a metterlo nei sacchi. E mentre lavorano, cantano sempre quella vecchia canzone per chiedere alla rondinella di portare la rosa che la madre sfoggia sul petto. Dice la canzone: chissà quali paesi, quali luoghi hai toccato, chissà dove hai fatto il tuo nido, mia rondinella.